la più grande collezionista di sorpresine. Adesso ci insegna i trucchi del mestiere delle confezioni dei cibi alimentari che regalano i doni, ovvero le sorpresine. Impariamo anche noi come fare per risparmiare anche tanti soldini, cioè non trovare più quei fastidiosissimi doppioni che spesso mi fanno sclerare. Maledetti troiai puzzosi vaffanculo, figli di troia bastardi incestati che la Kinder Ferrero vi aggiunge nei pacchetti per far smoccolare noi bambini ben educati. Iniziamo. Vedete, prende il bel pacchetto, lo tocca per benino e sente se è la sorpresina desiderata. Se non lo è, tuttavia il pacchetto naturalmente ricca, siamo qui per sturare le orecchie ai panda, poi continua la sua sanguinosa ricerca, ma sta molto attenta, perché se schiaccia le patatine o rompe il pacchetto è costretta a pagarlo. Se no, il supermercato chiama i carabinieri. Non fatelo anche voi, ma se proprio volete risparmiare fate pratica e molta attenzione come fa la più grande collezionista di sorpresine. Ora vado a vedere se all'Esselunga sono arrivati i nuovi pupazzetti dei Magotti. Come on,